Caro Fra Pasquale, vicerettore del nostro santuario e consigliere provinciale, ringrazio te e tutti i tuoi confratelli dell'onore che avete concesso a me e a tutti i miei colleghi di aver dedicato a noi una delle sere del mese di maggio, offrendoci la possibilità di condurre dinanzi all'altare l'antico e venerato dipinto della Beata Vergine Maria delle Grazie, da secoli venerata nella nostra San Giovanni Rotondo, e di accompagnare qui presenti o collegati con noi da diverse parti del mondo nella recita della preghiera del Rosario. Cogliamo anche l'occasione per esprimere all'intera fraternità dei frati minori cappuccini di questo convento la nostra profonda gratitudine per la fiducia riposta nei nostri confronti, avendoci chiamato a svolgere il delicato compito di ausilio alla vostra preziosa missione pastorale, tanto grande in quanto idealmente posta in continuità con quella svolta dal vostro santo confratello Pio da Pietrelcina, missione che rappresenta l'eredità più preziosa che egli vi ha e ci ha lasciato. Per questo ora, a nome di ognuno dei collaboratori del santuario, mi rivolgo alla Beata Vergine Maria delle Grazie insieme a tutti voi. Gioisci, piena di grazia, il Signore è con te. Tu, che per l'annuncio dell'angelo hai generato il tuo Creatore e Signore, sei divenuta sentiero umile e prezioso che conduce al tuo Figlio Gesù. In te tutte le generazioni si diranno felici perché hanno visto la via che conduce alla vera gioia. Indicaci la via, Maria. Cammina accanto ai nostri giovani perché riscoprano in Gesù la strada della vera pienezza. Alzati, piena di grazia, e corri verso noi. Tu, che non hai considerato un tesoro geloso il Creatore e Signore che portavi nel grembo, sei divenuta messaggera della pace che attendiamo nel tuo Figlio Gesù. Benedetto il frutto del tuo grembo, venuto ad abitare in mezzo a noi. In Lui troviamo casa, con Lui ritroviamo il senso. Vieni a dimorare nei nostri cuori, Maria. Mostrati madre per i nostri giovani, perché riassaporino in Gesù la casa della vera amicizia. Corri in fretta, Maria. Il nostro cuore ti attende. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ed ora, fratelli, sorelle, vediamo insieme un video che ci introduce nella riflessione del